Esiste la possibilità di utilizzare tutti i nostri exchange del settore cripto in un'unica piattaforma. Esiste la possibilità di fare analisi tecnica, di inserire un ordine stop, un ordine limit su un exchange e allo stesso tempo, nella stessa piattaforma, andare invece a chiudere una posizione sull'altro exchange senza dover fare di nuovo il login, logout e tutto il resto, a mettere quelli che sono gli alert, per esempio, al raggiungimento di determinati livelli di prezzo e addirittura fare tutto ciò gratis. Esiste? Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di una piattaforma che rispecchia al 100% quello che è la mia mentalità, il mio mindset di pulizia, minimalismo relativamente al trading e soprattutto eliminare, fare spazio, eliminare tutto ciò che crea confusione. Un'unica piattaforma per controllare tutti i nostri exchange. Addirittura è gratuita, la sto utilizzando da un po' di tempo e ha delle funzioni estremamente user friendly proprio per i trader, ragazzi. Quindi vi dà la possibilità di fare delle cosette che sono semplicissime ma che hanno un'utilità enorme, perché il problema dei trader e anche il problema degli investitori e soprattutto un problema che esiste sul settore delle criptovalute è quello di andare a premere i bottoni buy e sell magari di in alcuni momenti specifici quando le cose vanno molto veloci. Quindi uscire da un exchange, loggarsi su un altro exchange ci crea una serie di confusioni, ragazzi, e questo purtroppo in alcune situazioni è veramente un danno per i trader. Allora oggi parliamo di Atani, ragazzi. Questa piattaforma mi è stata segnalata qualche settimana fa, io l'ho testata ovviamente come faccio sempre insomma su queste cose, sono andato a vedere un po' quali sono i pro e i contro ed ho deciso anche di utilizzarla personalmente proprio per la mia attività svolta su alcuni exchange. Allora facciamo una cosa, facciamo un excursus di questa piattaforma, però la guardiamo da un punto di vista da trader, quindi andiamo poi a creare sulla nostra piattaforma Atani una workspace per trader che ci dà la possibilità di gestire alcune posizioni velocemente, istantaneamente. Insomma, facciamo in questo video una review della piattaforma, ma anche un tutorial su come impostare una piattaforma se volete essere dei trader. Vi lascio il link in descrizione ovviamente di Atani, ragazzi, è gratuita completamente, quindi scaricatela dal link in descrizione anche per provarla. Esiste anche la piattaforma mobile ma non è operativa, quindi non vi dà la possibilità di fare trade. Allora ragazzi, intanto vi faccio vedere già quelle che sono le basi di questa piattaforma. Questi sono già gli exchange che ho collegato. Aperta qui davanti c'è il grafico di Phantom sul exchange CoinEx. Tutto il concetto di Atani si basa sul collegare in questa piattaforma i vostri exchange attraverso le API, quindi i sistemi di comunicazione, le interfacce di comunicazione. Perciò tutto quello che sarà la comunicazione della piattaforma Atani con i vostri exchange, con il vostro conto, avverrà sotto forma di API. Questo è un vantaggio in alcune situazioni, perché ragazzi, quando per esempio i mercati sono molto volatili, soprattutto quelli delle cripto, spesso è capitato che le interfacce web degli exchange non vi danno accesso. Questa cosa è una problematica che moltissimi hanno riscontrato, soprattutto nelle fasi congestionate dei mercati, quindi quando proprio c'è necessità di operare. In questo caso Atani bypassa l'interfaccia web dell'exchange, vi dà la possibilità di operare attraverso le API. Le API sono quasi sempre più veloci, più istantanee e soprattutto non si bloccano come le interfacce web. Su questo menu a tendina, ragazzi, io ho inserito già due dei miei exchange che volevo utilizzare con questa piattaforma e che sono quegli exchange dove sostanzialmente non mi connetto mai, perché semplicemente sono sempre collegato ad altri e quindi a volte dei capitali che sono fermi lì su questi exchange non riesco a utilizzarli, pensate un po', proprio perché ci vuole troppo tempo magari per collegarli eccetera. Quindi in questo caso avremmo tutto su un'unica piattaforma e la cosa mi stuzzica, non vi nascondo, ragazzi. Allora aggiungi exchange. Quando andiamo qui c'è la possibilità di inserire il nostro conto presente su tutti questi exchange, quindi abbiamo
ovviamente i super top. Abbiamo Binance, abbiamo KuCoin, abbiamo OKX, abbiamo Bitstamp, abbiamo Coinbase Pro, abbiamo ITBTC, Wobby, Kraken, abbiamo ovviamente anche Bitfinex, CoinEx. Manca per fare il top del top FTX. Qualcuno di voi se lo sta già chiedendo in questo momento, ma probabilmente lo aggiungeranno a breve, anche perché la piattaforma è totalmente in fase di sviluppo in questo momento. Quali sono i pro di questa piattaforma, ragazzi, e come andare a utilizzarla in maniera veloce? Dopodiché andiamo a creare un workspace e andiamo a fare finta di operare appunto su questa piattaforma per vedere le potenzialità che possono esserci proprio per un trader. Intanto noi abbiamo una visione globale e complessiva di tutto il nostro portafoglio cripto, se andiamo ad aggiungere tutti quelli che sono gli exchange sul quale operiamo. In questo modo sappiamo per esempio anche quali sono le posizioni complessive su un unico strumento. Per esempio, se voi avete BTC sia su Binance sia su Bitfinex sia su Wobby, in quel caso noi abbiamo tutta una visione che è complessiva, ragazzi, all'interno di questa schermata. Io in questo caso posso anche dire visualizzami tutti quanti gli exchange in questo caso, quindi avrò una posizione complessiva su quello che è il mio portafoglio generale. Questo mi aiuta ad avere tutto chiaro e soprattutto a non fare magari delle operazioni sbagliate perché non ricordo oppure devo andare sull'Excel. Quindi vedete come semplifica la vita veramente ad un trader utilizzare questo tipo di piattaforme. Altro fattore fondamentale è la questione legata alle API, ragazzi. Le API in particolar modo sono pericolose da dare in giro per il web. Questo perché soprattutto se voi date la possibilità attraverso le API di fare operazioni, ovviamente dovete sempre dire no al withdrawal, però le operazioni voi dovete dire sì perché altrimenti non potete operare dalla piattaforma. Questo però significa anche che se qualcuno prende le vostre API può operare al posto vostro e soprattutto fare dei danni magari di natura da vandalico, chiamiamolo così, ok? Queste cose ogni tanto purtroppo sono successe, quindi quando andate a mettere le API nel web dovete stare molto attenti a chi le mandate. In questo caso Atani ha un meccanismo che tutela anche da questo problema perché è non custodial, quindi le API non sono date sui loro server ma sono custodite sul vostro PC, in questo caso perché io sto utilizzando il desktop, oppure da mobile se utilizzate la versione mobile. Unico contro che in questo momento che sto testando la piattaforma da una settimanina ho riscontrato, a volte c'è un po' di latenza e di ritardo almeno sul mio PC nel caricamento dei dati e dei grafici. Questo potrebbe dipendere anche dalla questione delle API, perché a volte magari c'è una richiesta di dati che ci vuole un po' di tempo quando si fa la famosa richiesta all'exchange di darci i dati attraverso le API, ci vuole un po' di tempo per averli. E continuerò a provarla di continuo, ovviamente queste piattaforme, ragazzi, sono sempre un divenire, sono delle innovazioni, quindi nel corso delle settimane, dei mesi, verranno costantemente migliorate. D'altronde, ovviamente, la piattaforma è anche data gratuitamente, quindi è anche un modo per dare la possibilità all'azienda stessa di migliorarsi costantemente. Bene, andiamo a fare invece i trader, andiamo a impostarci quelle che sono le nostre operazioni. Allora, vi dico dei pro che veramente mi sono piaciuti tantissimo. La parte, sembra una cosa banale, ragazzi, però è proprio così, la parte screen, cioè la possibilità di andare ad avere tutte quelle che sono le coin sulla nostra sinistra, andare a cercare delle cripto e sapere su quali exchange per esempio sono tradabili. In questo momento se io volessi per esempio andare a fare un'operazione su Phantom, vado su FTM, vado a cliccare sulla tendina, ho tutti gli exchange che hanno Phantom, in questo caso ovviamente ne ho collegato solo due, con le rispettive coppie. Quindi io in questo caso voglio fare l'operazione su CoinEx, vado a cliccare qui, voglio fare l'operazione su Bitfinex, vado a cliccare qui. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è la possibilità di creare le liste, perché io creando le liste posso ricrearmi quelle che sono per esempio le liste delle mie top 7 crypto. Vado a crearmi la mia top lista per il mese di gennaio, come vi ho riportato nel mio famoso video le top 7 crypto per il mese di gennaio, le vado a mettere in questa lista qui, dopodiché accedo ad Atani, le guardo, le controllo, c'è un'operazione da fare, le ho già
in una lista, in una sottolista, un po' come facciamo su TradingView, però poi su TradingView non possiamo andare ad operare, quindi qui invece si può fare direttamente. Una cosa veramente veramente utile è il filtro che mi dice mostrami tutte le coin contro BTC. Ragazzi, io uso tantissimo questa cosa qui, perché spesso e volentieri la mia operatività, soprattutto nel settore altcoin, viene da BTC verso le altcoin, perché il mio obiettivo è sempre quello di andare a overperformare la performance di BTC. E quindi se il mercato è long, spesso e volentieri alcune cripto crescono di più di Bitcoin. Quindi io magari faccio degli switch da Bitcoin a delle criptovalute. Ok, andiamo a fare un esempio, andiamo a mettere quelle che erano le mie 7 criptovalute del mese di gennaio, le mettiamo in questa lista, così vi faccio vedere come è tutto organizzato, tutto operativo e come possiamo impostare anche gli ordini da questo punto di vista. Quindi basta andare qui nelle liste, andare a vedere questa lista top 7 crypto che l'ho già creata, ragazzi, oppure potete anche farne una nuova, vedete, molto molto semplice. Ma la cosa che mi è piaciuta di più, ragazzi, anche nella modifica, basta cliccare sulla spunta, vi mettete qui e iniziate ad inserire quelle che sono le cripto. Io loro avevo messo Osmo in quella lista di gennaio, ETH, vediamo se ce lo trova, eccolo lì, ETH, poi avevo messo LINK, che mi piaceva anche contro, e poi Rare, se non sbaglio, eccolo qui di nuovo, e stop ragazzi, non penso che ci siano tutte, sono 7, quindi dovremmo esserci. Benissimo, allora ecco la lista delle mie 7 crypto, dopodiché voglio andare a inserire quelle che sono magari alcune tipologie di operazioni. Per esempio, se qualcuno di voi si ricorda quel video, avevo messo delle operazioni, degli eventuali buy, dei dip su Phantom, su Sushi. Andiamola a inserire direttamente dalla piattaforma Atani. Su Phantom andiamo su Coinex, dove io ho del saldo in un USDT, quindi posso mettere degli ordini per esempio su CoinEx che, di eventuali buy, e vado a vedere quella che invece è il lato, vedete, ordine che possiamo utilizzarlo qui. Allora, intanto esiste anche la possibilità di mettere gli ordini limit oltre agli ordini a mercato. In alcune situazioni con alcuni exchange è possibile mettere anche altre tipologie di ordini. Per esempio, vi faccio vedere su Bitfinex, che ha una struttura di ordini condizionati estremamente più evoluta, ad esempio di Coinex. Oltre all'ordine a mercato si possono mettere anche gli ordini limite, lo stop market e lo stop limit. A quale prezzo voglio inserire l'ordine? Andiamo a fare le nostre analisi. Allora, intanto qui avete la possibilità di utilizzare tutto quello che è la struttura di TradingView, è gratuita in pratica. Sulla parte bassa, allora io dico ok, se il mercato mi arriva qui ai miei 2,60 dollari, quindi qui inserirò 2,6, ragazzi, quindi il punto non lo prende, vai a comprarmi 2000 dollari, dopodiché clicco sul tasto compra e la piattaforma andrà ad inserire attraverso l'API, vedete, l'ordine che io sono andato a creare e l'ha inserito sull'exchange in questione che ho utilizzato, quindi CoinEx. Potevo anche inserire questo tipo di ordine su un altro exchange in contemporanea, quindi creare magari un ordine buy the dip ad un determinato livello da un exchange, buy the dip a un altro determinato livello da un altro exchange, in base a diverse strategie che posso andare a creare. Ovviamente nella tab ordini aperti appare il nostro ordine e posso anche semplicemente cancellarlo andando a cliccare sulla X. Altra feature stra importante, gli alert, perché anche gli alert per i trader sono fondamentali, ragazzi, perché vi danno la possibilità di non stare sempre attaccati al PC. Quindi se semplicemente magari non voglio inserire degli ordini limite, oppure su alcuni exchange non ci sono determinati ordini condizionati e voglio un po' fare quello che mi pare, metto l'alert, poi quando arriva lì guardo, do un'occhiata e dico ok, adesso vado a comprare. Su Atani c'è la possibilità di mettere le notifiche, basta cliccare qui e avete la possibilità di avere le notifiche sull'exchange che preferite, quindi sui prezzi dell'exchange che preferite, su quello che sono la vostra cripto di riferimento. Poi potete avere notifiche che vi arrivano su email o sms o addirittura la chiamata se aggiungete quello che è il vostro numero telefonico. Ancora una volta andiamo a mettere su CoinEx a 2,6 una notifica se il prezzo ci arriva, quindi io metterò 2,6 e vado a creare la mia notifica con email, mi dà la spunta.
E la notifica è stata creata. Adesso basta andare a cliccare la tendina, vedete tutti quelli che sono gli alert. Non c'è necessità di avere un numero limitato, quindi non è come per esempio TradingView, che in alcuni casi limita appunto l'uso degli alert. Allora, questa è un'altra cosa fantastica, quindi piattaforma che vi dà la possibilità di andare a vedere tutto quello che è la vostra situazione di portafoglio, vi dà la possibilità con le liste e lo screen delle criptovalute di poter creare delle liste ad hoc, di salvarne tantissime, di poter avere quelle che andate a guardare sulle strategie della settimana, sulla strategia di holding, sulla strategia del mese. Vi dà la possibilità di avere integrati in una sola piattaforma tutti quelli che sono i vostri portafogli, vi dà la possibilità di accedere alle API dirette qualora si dovesse anche bloccare magari la piattaforma web dell'exchange in determinati momenti. Avete un altro punto di ingresso, quindi una possibilità in più, ragazzi, di accedere magari alle cripto. Tutto questo addirittura gratis, e questo, ragazzi, il grande pregio. Allora, sono molto contento che si sta andando verso una direzione di creare delle piattaforme che sono non proprietari degli exchange, ma sono a parte, ragazzi. Questa cosa nei mercati classici, nell'old market per i trader, è ormai scontata, perché le piattaforme più potenti sono sempre quelle che sono a parte dagli exchange, e in particolar modo devono essere anche indipendenti per una serie di motivi. Quindi sono molto contento che anche nel settore cripto si inizia un po' a dare peso a quelli che sono i trader, a quelle che sono le esigenze di un investitore, di un trader, quello di semplicità, di accesso veloce e continuo, e soprattutto di avere degli strumenti che possono fare la differenza in determinati momenti. Quindi brava Tani, che stai andando verso la direzione giusta. Aggiungiamo un bel po' di cose, aggiungiamo ordini condizionati, aggiungiamo la possibilità di fare anche qualche bottino magari. Io ci sto, vediamo che succede nei prossimi mesi. Va bene, ragazzi, allora fatemi sapere se la provate, il link in descrizione, gratuito ovviamente per tutti. E ho detto tutto, ciao. Io la continuerò a provare per i prossimi mesi e vediamo come va. Vedremo anche se ci sono qualche difficoltà anche nei momenti veloci del mercato di volatilità, se si connette, se tutto va alla grande. Va bene, ciao ragazzi!